Noi non possiamo più lavorare perché va a fare cumulo di reddito, cioè è un lavoro che va per i giovani, non per i pensionati. Dopo 36 anni di lavoro, Francesca, 68 anni, e il marito Livio, 75, titolari dell'edicola di Pontecorvo, chiudono l'attività. È arrivata la meritata pensione e così hanno deciso di cedere la storica edicola. Da gennaio, da quando hanno appeso il cartello vendesi, non ci sono però state offerte di acquisto. Le spaventa forse l'orario, ma nessuno ti regala niente per niente. Un sacrificio bisogna farlo nella vita. Se vuoi realizzare qualcosa, se non hai lavoro, cerca di darti da fare. Gioventù che non vuol fare questa vita, ma sbagliano perché è un lavoro come un altro e una famiglia ci vive bene. L'attività ha un bilancio inattivo, ma manca la voglia di fare qualche sacrificio. L'orario di apertura, presto il mattino, e tanti servizi a cui Francesca e Livia avevano abituato i clienti più affezionati e magari anche quelli più anziani. Mio marito alle 7 di mattina con lo scooter va a 50 famiglie che porta i quotidiani, le riviste, tutte le mattine. Vento, piova, neve. L'edicola si trova in un punto di passaggio strategico vicino all'ospedale, a pochi passi dalla Basilica del Santo, un punto di riferimento per chi va a pranzo in questa zona. Da lunedì 18 luglio però le serrande si abbasseranno per sempre. Ogni tanto una lacrimuccia qui clienti cade. Cosa le dicono i clienti? Ah, di tutto, perché ma perché, ma ci dispiace, voi avete ragione, ma noi come facciamo? Cioè, regali che ci portano, perfino i regali, è emozionante.